Buonasera a tutti voi. Questa sera abbiamo qui tra noi l'attore Alfredo Pisano, con il quale avremo modo di dialogare per presentare il suo ultimo libro dal titolo Una storia disonesta. Ci abbiamo il piacere di presentare in questa splendida location offerta da Lido Pantano e perciò ci teniamo a ringraziare il padrone di casa Nini Badalà, al quale vorrei lasciare la parola per farlo intervenire. Quindi prego non usarlo, non usarlo proprio a me. È infatti. Buonasera a tutti, no, dipende. La voce del padrone. Fede, io ho il piacere questa sera di ospitare questa presentazione di questa opera terza di Alfredo. Come ho avuto già occasione di dire in altre presentazioni, io penso che Alfredo sia pronto per un salto. Adesso deve comunque fare un ulteriore step, cercare un attimino di andare oltre, non sfiduciarsi, perché purtroppo sappiamo che il confronto con la cultura, specialmente qui da noi, è un po' problematico. Comunque io ho letto tutti e tre i racconti di Alfredo e mi hanno in qualche modo intrigato, sia a un certo punto di vista, poi conosco l'attore, conosco un po' il fatto che i racconti siano un po' autobiografici, siano stati anche ambientati qui, nell'ultimo, in una storia disonesta, la parte del cattivo la faccio io, Nini. Quindi lo spunto non gli manca, così come mi ricordo anche nel primo libro che venivano riportate alcune battute. Certo, i libri scorrono, è piacevole leggerli ed è piacevole salutare il fatto che ci siano ancora dei monopolitani che credono in queste attività culturali, che si sforzano di realizzare i propri sogni, anche se purtroppo molto spesso non supportati come si dovrebbe. Non riesco a capire perché, per esempio, le opere di autori monopolitani non possono essere lette nelle scuole superiori come testi di narrativa, anche se vogliamo aggiunti, perché in qualche modo aiutano anche a scoprire le bellezze che abbiamo qui sul nostro territorio. Il mio augurio, ripeto, è quello, perché ho visto Alfredo un po' sfiduciato, dice: sai, sì, ho in cantiere altre opere, però la mia testimonianza è quella proprio di dirgli: guarda, finché tu vorrai, qui avrai sempre location, amici, estimatori. Adesso devi continuare nelle tue opere, devi alzare un po' più la voce, devi denunciare anche queste carenze che a volte, ecco, in queste comunità diventano veramente grandi, e da noi avrai comunque sempre sostegno e solidarietà. L'augurio è, come si suol dire, anche al solito ad maiora, e buona serata a tutti. Grazie al padrone di casa Nini Badalà. Entriamo perciò nel vivo di questa serata. L'evento di questa sera, che è ripreso integralmente dalle telecamere della redazione di The Monopoly Times, è promosso dall'Associazione Turistico-Culturale di Promozione Sociale Tu Monopoli, che opera allo scopo di valorizzare l'immenso ed inestimabile patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale della nostra città, ed è realizzata nell'ambito dell'iniziativa culturale Nancy Ordauer 2017 con il supporto della cartolibreria MN, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Una storia disonesta si divide in 13 capitoli e vuole essere quasi un tributo a Stefano Russo e alla sua musica. D'altronde il titolo di questo libro è il titolo di una canzone del celebre cantautore e chitarrista italiano. La copertina, Il vortice dell'inganno, realizzata da Serena Rotolo, ben racchiude la travagliata storia, degna di essere annoverata tra quelle di un noir. Sin dalle prime righe il lettore ha quasi l'impressione di ritrovarsi catapultato all'interno del libro,
quasi come se conoscesse già il protagonista, e di assistere ai fatti in prima persona, grazie all'accurata descrizione di sentimenti e stati d'animo dei personaggi. Ma vediamolo insieme nella prima lettura a cura del dottor Donato Barletta. Buonasera a tutti voi qui presenti, vi auguro un buon ascolto di lettura. Ehi Franco, udì una voce in lontananza. Ehi Franco, udì una voce in lontananza provenire dalla mia destra, dall'altra parte della strada. Voltatomi in quella direzione, scorsi un ragazzo alto con barba incolta, codino e ingombranti occhiali da sole, venirmi incontro sorridente. Faticai inizialmente a riconoscerlo, malgrado una certa familiarità che pareva accompagnarmi verso di me. Allora, come ti va? Chiese appena m'ebbe raggiunto sul ciglio del marciapiede. Si tolse gli occhiali che nascondevano due inconfondibili occhi azzurri, e ciò accelerò di molto l'operazione di riconoscimento. Si trattava di Gianni, un vecchio amico di scuola che non vedevo da un bel po' di tempo. I motivi della sua scomparsa furono presto svelati non appena avemmo espletato i saluti di rito, con tanto di bacio guancia a guancia. La narrazione si apre con l'incontro tra il protagonista e un suo vecchio amico di scuola. Un dialogo ben strutturato, come tutti quelli del romanzo, caratterizzato dal fatto di lasciare alla fantasia del lettore la descrizione fisica dei personaggi. Alfredo, questa è una scelta che hai voluto oppure capitata? Allora, buonasera a tutti, anche da parte mia. Comincio dai ringraziamenti, di solito sono alla fine. Ovviamente ringrazio Ninni Vadalà e la sua famiglia, perché è sempre molto disponibile, non fosse altro che insomma, stoicamente mi sopportano dal 2006, insomma, è quasi da santificazione questo fatto. Anche se poi voglio dire, il mio ingresso in spiaggia coincide con la vittoria mondiale dell'Italia, che magari non è un fatto da poco. Ringrazio anche Natalino Pallisano, il cui fratello fino a qualche anno fa ha calcato le sabbie della spiaggia. Ovviamente ringrazio anche tutti voi, insomma, magari forse non sono così numerosi come ci saremmo augurati, però giustamente ecco, Giannini ha insomma, accennato alle difficoltà che ci sono insomma, nel coinvolgere insomma, in questo tipo di eventi, insomma. E anche Paola, a cui estendo il mio ringraziamento, insomma, potrà testimoniare insomma, di delle carenze ecco, da questo punto di vista qui dalle nostre parti, insomma, proprio Pier Francesco Verdeggio l'altro giorno no? mi diceva che la Puglia è al penultimo posto come numero di libri letti l'anno, quindi siamo al penultimo posto in un paese che è già penultimo nell'Unione Europea come numero di libri letti. Vabbè, al di là di questo, ecco, sono solito scusarmi per la cantilena in anticipo, dato che mi conoscete quasi tutti, diciamo stavolta ne faccio a meno. Allora, ecco, dato che insomma siamo anche pochini, ecco, cercherò di non prolungare troppo la serata, malgrado questo mare splendido alle mie spalle. Allora, sì, insomma, come è stato già detto, Una storia disonesta è il mio terzo romanzo, è il più corto tra quelli che ho scritto, così l'ho scritto un po' tutto di getto, in poco tempo, ecco, malgrado con consigli di qualche buon lettore, fra cui quello seduto alla mia destra, che hanno avuto modo di leggerlo, diciamo così, in anteprima, non mi sono sentito di modificarlo, insomma è nato così, ho preferito così lasciarlo, ecco. Così ecco, passo subito alla tua domanda specifica. Effettivamente pur curando, mi piace curare ecco, di più l'aspetto introspettivo dei personaggi, più che l'aspetto fisico, e quello magari li lascio
alla fantasia, ecco, all'immaginazione del lettore, ecco, mi piace curare più gli aspetti magari emotivi, personali. Effettivamente mi sono limitato a poche indicazioni, tanto è vero che il personaggio, ecco, la buona Serena Rotolo che ha disegnato la copertina, in realtà, ecco, mi aveva chiesto dei lumi in proposito, in realtà effettivamente, ecco, proprio il personaggio Franco, no, quello che narra in prima persona, non viene descritto praticamente, soltanto l'età, si accenda a 35 anni, c'è, cioè, il Gianni che ha il codino, gli occhi chiari che ti permettono il riconoscimento, però effettivamente sì, non ho voluto approfittare, perché forse è un po' una mia deformazione, quella di comunque tendere a ricordare poco i tratti somatici della gente, spesso la incontro anche a disavventure, quando la gente mi saluta io stento a riconoscerla. Ecco, questa è la risposta specifica alla propria domanda. Però come ti sei immaginato, Franco? Penso che ti sarai fatto un'idea dal punto di vista fisico. Un ragazzo di mezza età, insomma, 35 anni, e sento questo, voglio dire, magari qua anticipo la domanda, una delle domande successive, essendo il meno autobiografico dei miei libri, non mi sono descritto, ecco, dal punto di vista personale. In realtà, ecco, descrivo quella che è, descrivo in maniera appena più dettagliata quella che invece è la protagonista femminile, Elisabeth, che descrive con la folta chioma, insomma, manco a dirlo, visto che i capelli sono la prima cosa che mi intriga di una persona. Forse, ecco, devo anche sottolineare come sia un peccato che la casa editrice non abbia potuto in realtà mettere in copertina il primo disegno, quello a colori, dove, insomma, si vede questa ragazza che è paralizzata, seduta sul letto con la folta chioma che si intravede dalle spalle, perché purtroppo la casa editrice faceva solo copertine in bianco e nero, quindi sì, diciamo, magari, ecco, mi sono un po' più lasciato andare la descrizione fisica della ragazza, una ragazza appena maggiorenne, con folti capelli, lunghi, castani, occhi castani, però ripeto, l'aspetto fisico dei personaggi non è proprio, esatto, propriamente l'aspetto più rilevante delle pagine. Parlaci della situazione di Franco, chi era Franco, dove viveva, qual era la sua situazione economica in quel momento? Allora, che poi la parte centrale di questo romanzo, da cui scaturisce un po' tutto. In realtà, ecco, come neanche negli altri romanzi, ho dato indicazioni generiche anche dal punto di vista geografico. In realtà non mi piace indicare con precisione i luoghi. Diciamo che con la situazione di Franco e quella di disoccupate, forse questo è l'unico tratto veramente autobiografico, ma ahimè è un tratto che condivido, insomma, sono in buona compagnia da questo punto di vista, è un fresco disoccupato, insomma, che ha perso il suo lavoro di contabile, quindi si trova nella situazione un po' sgradevole, forse anche sgradita, di ritornare a casa dei propri genitori già un po' in là con gli anni. È un personaggio, insomma, che così, ecco, in una parola potrei definire come un perdente, come un mediocre, ecco, sia nell'accezione antica del termine, che magari non è così negativa come quella attuale, di uno che vive la mediocritas dei latini, no? Di uno che vive un po' senza infamia e senza lode, quindi che si accontenta di vivere un po' nel mezzo, cogliendo quello che gli viene dalla vita, insomma, uno che Vincenzo annovererebbe dantescamente tra gli ignari, insomma, quelli che vivono un po' nel limbo, ecco, c'è, cioè, una persona di quelle, insomma, che vive magari alle spalle degli altri e che viene proprio per questo, come dire, subisce, no, il fascino, il timore reverenziale nei confronti di questo suo vecchio amico che aveva sempre ammirato, facendosi coinvolgere in quella che poi, no, verrà etichettata come una storia disonesta. L'incontro con Gianni apparve agli occhi di Franco quasi in maniera provvidenziale per dare proprio una svolta alla sua vita. Ma leggiamolo. Gianni.
Gianni fu di parola e tre giorni dopo il nostro incontro mi chiamò al telefono. Ci demmo appuntamento a mezzogiorno in un bar periferico che non avevo mai frequentato, e quando vi misi piede egli era già seduto a uno dei tavolini. Mi salutò con un affetto e una cortesia. Mi salutò con un affetto e una cortesia. Togliamo il microfono, tanto si sente. Tanto si sente, dai, alzo un po' la voce. Devi alzare un po' la voce. Sì. Gianni fu di parola e tre giorni dopo il nostro incontro mi chiamò al telefono. Ci demmo appuntamento a mezzogiorno in un bar periferico che non avevo mai frequentato, e quando vi misi piede egli era già seduto a uno dei tavolini. Mi salutò con un affetto e una cortesia che sembrava quasi non ci fossimo mai persi di vista e che ci incontrassimo tutti i giorni. «Dunque, non è un lavoro», dicevi l'altro giorno, esclamò prima di accendersi una sigaretta. Sembra quasi l'inizio di un sogno che si sta per avverare, vero Alfredo? Sì, perché comunque in una certa situazione, come abbiamo descritto, uno che perde già il lavoro, si trova disoccupato a ritornare alla casa dei genitori, insomma, vede questo incontro inaspettato come effettivamente una manna dal cielo. Questo suo ex compagno gli propone un lavoretto, dietro poi il quale, insomma, dietro questa definizione poi come si nasconde invece una situazione a dir poco gravosa da affrontare, promettendogli una somma rilevante che nel breve volgere di pochi giorni sarà raddoppiata per vincere le titubanze, no? Di Franco, che insomma, come ho già detto, non è proprio un cuor di leone, quindi messo di fronte a una certa situazione comincerà un po' a vacillare, quindi sicuramente con poi con l'inganno, il vortice dell'inganno, oltretutto anche proprio il nome del ritratto di Serena, si troverà appunto, diciamo, ecco, a dover, insomma, a trovare con un riscatto immediato, insperato, che insomma sarà poi un po', come dire, un boomerang, perché giustamente un neo disoccupato di fronte a una somma ingente, di fronte appunto alla possibilità di guadagnare il tutto in pochi giorni, ecco, finirà per cadere nella trappola. Una tantum, giustamente, e se in tasse magari, se vogliamo lei, quindi giusto, ecco, magari non anticipiamo niente, quindi si troverà ovviamente di fronte, poi visto che il denaro, magari, mi permette di anticipare, vuol dire la leva più potente, insomma, che si conosca, molti, insomma, dispongono, voglio dire, spesso della dignità altrui con il denaro, quindi non può non essere una situazione del genere una leva consistente per convincere, per trascinare pure quel protagonista nella vicenda oscura. Leggiamo il prossimo passo. Man mano che mi avvicinavo a casa cominciò a crescere una certa eccitazione, un entusiasmo che ormai non provavo da tempo. Quei 100.000 ebbero su di me quasi un effetto allucinogeno. Neanche nella più rosea delle previsioni o nel più incantevole dei miei sogni avrei osato pensare di poter intascare una somma così ingente, una tantum per giunta. È l'occasione che aspettavo, pensai ad alta voce, proprio mentre mi trovavo sull'uscio della porta di casa. L'occasione di dare una svolta alla mia vita in colore, di smettere di vivacchiare nella mediocrità più assoluta. E gli effetti di questo mio nuovo slancio furono immediatamente visibili pure ai miei genitori. Franco è eccitato di conoscere quale sarà la sua nuova esperienza lavorativa, però non è consapevole in realtà di quanto cambierà la sua vita stessa. Cosa gli si prospetta davanti? Insomma, gli si prospetta una bella sorpresa, perché già a cominciare, ecco, poi dall'incontro che avrà con i suoi presunti datori di lavoro, con coloro verso i quali, no, lui dovrà avere a che fare, sebbene per poco tempo, si renderà immediatamente conto, già dall'incontro, già dalle facce, dall'abbigliamento, dal modo di parlare, si troverà, come dire, a rendersi conto, insomma, di che qualcosa non torna, no?
lui si presenta, come dire, in abito quasi da festa, come se fosse un colloquio di lavoro importante, con la cravatta che sua sorella gli ha portato dalla Spagna color aragosta, vestito a festa, e si ritroverà insomma con persone insomma che di tutt'altro genere, tutt'altro spessore da quelle che si era prefigurata, uno con il cappello al contrario, con il piedi sul cruscotto, con la voce grave e solenne che gli faranno subito intendere che non è, che non si tratta di quello che si era immaginato, e poi fra l'altro dire il tempo, gli eventi saranno così, così rapidi, così, così immediati, che praticamente il gioco forza si troverà a dover accettare, quasi senza colpo ferire, si farà coinvolgere in questa losca faccenda da personaggi più grandi di lui, più scaltri di lui, più abituati ad avere a che fare con certe situazioni, tant'è vero insomma che hanno condiviso l'esperienza del carcere e che quindi, voglio dire, a certe situazioni sono avvezzi, al contrario invece di questo Franco, insomma, che abbiamo già, voglio dire, dipinto a sommi caratteri, essere comunque una persona tutt'altro che un cuor di leone, ecco, insomma. Diventa ormai troppo tardi per tirarsi indietro. E quindi a Franco non rimane che partecipare a questo piano, ma vediamolo nel dettaglio. Allora, la squadra è al completo. Possiamo procedere alla previsione del piano. La curiosità di ascoltare finalmente ciò di cui si era sin lì soltanto accennato fu pari al raccapriccio che provai non appena egli si voltò verso di me fissandomi in maniera prolungata. Conoscerai, immagino, Giacomo Rossettini, quello dell'azienda farmaceutica, replicai io cominciando ad intravedere uno spiraglio nella fitta nebbia che era venuta calando tra i miei pensieri. Certo che lo conosco, e chi non lo conosce da queste parti? Bene, è quello il nostro obiettivo. Obiettivo, gli feci timidamente io, o meglio, mi correggo, l'obiettivo non è lui, ma la sua figlia minore. Un brivido mi percorse la schiena, come un sentore di ciò che stava per rivelare. Bene, la ragazza ha 19 anni, è paralizzata per via di un incidente da circa un annetto. Guardai istintivamente Gianni, il quale mi rassicurò con un cenno del capo. Allora vedete, questa ragazza, Elizabeth si chiama, frequenta due volte la settimana la piscina. Fare abilitazione o qualcosa del genere. Ebbene, tra la piscina e la villa dove abita bisogna percorrere circa un paio di chilometri. La strada è periferica e circondata da alberi. È lì che dobbiamo colpire. Nonostante non si prospetti alcuna via d'uscita, Franco continua ad esitare. Scopriamo insieme i suoi tormentati pensieri con la prossima lettura. Come sottrarmi? Era una bella domanda la cui risposta veniva irrimediabilmente a scontrarsi con l'immagine di quella pistola così disinvoltamente esibita al mio cospetto. Anche le parole di Gianni, che tanto persuasive erano risultate sul momento, cominciavano in alcuni passi ad apparirmi sinistre. Sono professionisti, hanno pensato a tutto nei minimi dettagli. L'ho conosciuto in carcere. Tutte affermazioni che alle mie orecchie parevano ora andare in unica direzione, la mia sistemazione in casa di ripensamento. Mi balenò improvvisamente la prospettiva di rivolgermi alla polizia per denunciare il tutto. Pensiero tuttavia subito accantonato, vuoi per quel generico istintivo timore di trovarmi ad avere a che fare con questioni di giustizia, quanto soprattutto per il timore di non essere creduto, o peggio ancora, smentito dai diretti interessati. Senz'altro più scaltri e avvezzi dal sottoscritto a certi tipi di situazioni. Sono troppo coinvolto, sibilai tra me. Ormai è tardi per tornare indietro. Devo solo sperare che vada tutto per il meglio. Nonostante queste parole, non è finita qui. Altri tentennamenti assalgono il protagonista. Non c'è che dire. Quel luogo impervio e desolato pareva davvero fatto apposta per un sequestro.
difficilissimo da scoprire, ancor più da raggiungere, perfino dall'alto, vista l'assenza di anche pochi metri quadrati di spazio privo di alberi e blocchi di pietra. Ritornai dentro con l'animo di chi ha acquisito la lucida consapevolezza di dove sia finito. Mi sedetti con il braccio appoggiato al tavolo, pensoso e meditando mentre il tempo pareva scorrere lentissimo. Mi decisi poi ad accendere la TV senza tuttavia trovare alcunché che destasse la mia attenzione, scorrendo i vari canali della ricezione alquanto approssimativa. Finì quasi per stancare il pollice a furia di insistere col mio zapping, tanto che quando finalmente decisi di spegnere l'apparecchio sulla punta del dito era presente un solco profondo, provocato dal continuo premere sui duri e minuscoli tasti del telecomando. Pensai di alzarmi, a fare un altro giretto intorno al tavolo, per poi ridiscendere giù per la botola, quasi che quell'angusta abitazione potesse riservarmi qualche nuova sorpresa, che avrebbe potuto, se non altro, spezzare la noia e la monotonia di quei momenti. Passarono così quasi 2 ore dalla loro dipartita e nessun indizio lasciava presagire un loro immediato ritorno, tanto più che il buio e il silenzio che mi circondavano avrebbero reso senz'altro percettibile il minimo segno del loro avvicinamento. Ogni tanto si udiva nitido il verso di qualche uccello, più spesso era il vento che si era alzato improvviso e maestoso a provocare qualche strano rumore, per lo più il fruscio degli alberi che quasi toccavano le mura della casa. Quel ritardo cominciò a sembrarmi quantomeno anomalo, almeno stando alle rassicurazioni ricevute circa la brevità e la sicurezza dell'operazione. Di nuovo, il mio animo fu investito da una serie di pensieri ambivalenti circa la riuscita di quel perverso progetto. In cuor mio, presi a sperare che qualcosa fosse andato storto, o meglio ancora, che tutto fosse saltato. In queste letture avvertiamo una certa insicurezza più che codardia, vero Alfredo? Sì, qualcuno perché che poi... è stato... No, riflettevo, qualcuno che è stato attento potrebbe dire non si è sprecato molto nella descrizione fisica dei personaggi, poi invece ha sprecato 5-6 righe nel descrivere il segno del telecomando sul dito. Sì, indubbiamente alla fine ecco quello, sì, ecco, uno degli spunti ecco, che io suggerisco è proprio quello di immaginarsi, no, una persona, un po' a tutti in fondo, no, come siamo abituati alle nostre certezze, alle nostre cadenze quotidiane, voglio dire, potrebbe avvenire un giorno di trovarsi in una situazione impensata e a quel punto bisognerebbe tirar fuori eventualmente delle risorse che magari non pensavamo nemmeno di possedere, ecco. Abbiamo già descritto il Franco, persona mediocre, persona perdente, e giustamente posto ecco, adesso in questa situazione di trovarsi un po' fra l'incudine e il martello, quindi fra la prospettiva ecco, che di chi ha già capito a cosa si andrà incontro, e voglio dire magari eventualmente lo sperare che tutto salti, pur essendo già coinvolto in una situazione del genere, quindi rinunciando eventualmente al suo compenso, al compenso promesso, lì è effettivamente ecco, è una situazione che, insomma, che mi sono sforzato di descrivere ecco, in maniera il più possibile insomma verosimile, e giustamente ecco, insomma, ci sarebbe di che preoccuparsi ecco, perché effettivamente sono cose che pur non capitando tutti i giorni, però voglio dire ecco, stiamo assistendo comunque ad un mondo, ecco, magari senza voglio dire generalizzare troppo, però dove ecco, magari attentati all'aeroporto, in strada, fino a qualche tempo fa erano impensabili, ecco adesso chi di noi penserebbe svegliandosi una mattina di essere coinvolto, di essere investito da un camion in una folla, quindi diciamo ecco, ho voluto dare anche un pizzico, come dire, di attualità nell'immaginare comunque situazioni comunque del tutto diverse, però voglio dire anche la cronaca che spesso voglio dire supera l'immaginazione, ecco, spesso ci mette di fronte a persone, non lo so, così come ecco, viene in mente adesso quella persona segregata in Austria per tanti anni, ecco, spesso e volentieri magari ecco, da un romanzo si potrà dire un romanzo come un film che con la realtà non ha niente a che fare, in realtà ecco uno spunto che mi permetto di suggerire è quello, no? Se accadesse a noi che siamo abituati alla nostra quotidianità, al nostro modo di essere, siamo adagiati, no, sulle nostre regolarità, come ci comporteremo di fronte a una situazione imprevista? Genere.
Messo di fronte al patto compiuto, a Franco non rimane che continuare a crogiolarsi, apparentemente solo, perché in realtà nel frattempo arriva Elizabeth, che è stata appena sequestrata. Ma vediamo dove è finito. A proposito, se dovesse darti più problemi del previsto, puoi pure usare queste, si raccomandò ancora Ninni, gettando sul tavolo un paio di manette. Ehi, a chi le fregate quelle? A qualche secondino? Commentò Marcello, ridacchiando prima che Ninni mi impartisse le ultime direttive. Hai spento il telefono? Sì, certo. Bene, ti lascio questo, a una scheda prepagata. Tienilo spento e usalo per chiamarci solo in caso di necessità. E ricordati di indossare sempre il passamontagna. Detto ciò, fece cenno di andare, non prima di aver intonato ad alta voce e con quel suo tono sprezzante un ritornello assai significativo. E questa, amici miei, è una storia disonesta. La 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 la. Rimasto così da solo, si fa per dire, fui pervaso da una strana sensazione che non seppi appieno interpretare. Era certo paura, ma di una forma differente rispetto a quella provata in precedenza, ora che in pratica mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Come dicevamo prima, Franco non rimane da solo, perché arriva Elizabeth. Quindi, oltre che con la sua coscienza, dovrà fare i conti proprio con la ragazza sequestrata. Scorgiamo insieme l'imbarazzo e la sensazione avvertita dalla malcapitata del suo carceriere. Per la prima volta, da che eravamo rimasti da soli in quella, non so neanch'io come definire, rifugio, nascondiglio, prigione, o forse tutte e tre insieme, cominciò a fissarmi in maniera un po' più insistente, almeno in confronto alle precedenti. Fugacissime occhiate, tanto che per un attimo tornai ad avvertire tutta la fatica e il disagio di sostenere quello sguardo fattosi inaspettatamente intenso e penetrante. Con un cenno del capo, feci per congedarmi, coi suoi indumenti in mano, ma lei interruppe quel mio discreto allontanarmi con un'osservazione che mi lasciò sul posto. Lei è diverso da loro, dai suoi soci, glielo leggo in faccia, nei suoi modi. Continuò a tenere i suoi occhi dritti nei miei per una serie di secondi che a me parvero interminabili, prima di giungere a quello che era l'epilogo più naturale, a quelle parole, nella forma di una domanda: perché lo fa allora? Mi sembrò di provare la stessa identica sensazione di un alunno colto e impreparato durante un'interrogazione a sorpresa. Ella fece allora per voltarsi dall'altra parte, forse pentita dalla sua improvvisa sortita o magari avendo constatato tutto il mio evidente impaccio. Non so dire se si aspettasse davvero una replica da parte mia o fosse stato solo un modo, come dire, di intenerirmi, facendomi sentire migliore degli altri. Sta di fatto che quelle sue parole non mi lasciano indifferente e non avrebbe potuto essere altrimenti. Sentii sulle prime quasi un senso di orgoglio, un riconoscimento della mia estraneità a tutto quello. Ha capito che sono qui quasi per caso, conclusi tra me. Ma quello fu soltanto un effimero sollievo che andò presto a fare i conti con quella domanda scottante di fronte alla quale il mio volto tornò ad incupirsi alquanto. Sapevo bene che non c'era alcun perché plausibile, ma il desiderio, forse il bisogno di serbare in me quella sorta di credito che ella mi aveva appena concesso, mi spinse a cercarne uno, mettendola magari sulla psicologia. Alfredo non è in una situazione semplice, lo abbiamo già detto prima. A un certo punto addirittura la ragazza pronuncia il suo nome, ma leggiamolo insieme. Mi avviavo alla scala quando improvvisamente ritornai sui miei passi per dare una sbirciata alla stanza accanto, non prima di tornare ed indossare il maledetto cappuccio. Elizabeth, fattosi lì inedito, era seduta sulla sedia accanto al letto e mi osservava come se non aspettasse altro che il mio arrivo.
Istintivamente pensai allo sforzo che aveva compiuto per provare a cambiare un po' quella monotona posizione. La prego, me lo porti qui vicino, disse con la sua aria innocente, riferendosi chiaramente al gatto che avevo ancora in braccio e che cominciava a dare segni di nervosismo, cercando con le zampe posteriori di liberarsi dalle mie mani. Non persi tempo ad avvicinarmi a lei, mentre con cura lo lasciavo ricadere sul pavimento. «Vieni, bello!» esclamò Dolce con una tenerezza quasi infantile, finché per la prima volta vidi un sorriso degno di tal nome stamparsi sul suo viso. In quel momento mi sembrò quasi di avere di fronte un'altra persona, paradossalmente molto più simile a quella vista in sogno. Piegandosi in avanti, cercò di far avvicinare il gatto a sé, strofinando le dita fino ad ottenere per tutta risposta un miau intenso e prolungato. Il gatto si avvicinò lentamente, cominciando ad annusare le dita, finché ella riuscì, non senza fatica, a raggiungere l'enorme testa con la mano. Prese così ad accarezzarlo, con uno strano movimento ad aprire e chiudere il pugno come se stesse arpeggiando una chitarra. «Non le ha dato nulla da mangiare?» mi chiese senza distogliere lo sguardo dal felino. «Sì, certo, mi sta quasi svuotando la dispensa». Quella battuta fu da ella accolta con una punta di divertimento, tanto che alzò brevemente lo sguardo su di me, mostrandomi una smorfia con le labbra che sapeva tanto di distensione. Poi tornò a coccolare il micio, in particolare facendo scorrere indice e medio per gola, ed egli, seduto sulle zampe posteriori, in una posa quasi solenne di fronte a lei, sembrò gradire. Chiuse gli occhi, sollevando la testa verso l'alto, mentre la sua coda dava improvvisi e maestosi colpi nel vuoto. «Come ti chiamiamo, eh? Vediamo. Va bene, Max?» Quel nome sembrava indubbiamente azzeccato, vista la sua mole, per un attimo fui tentato di farglielo presente. Restai invece ad osservare con quanto affetto e dimestichezza quella ragazza sembrava prendersi cura di lui. Un minuto fa sembrava voler andar via. Non riuscii a trattenermi dal commentare di fronte a quella scena così curiosa che per un attimo ebbi il sospetto di non essermi ancora risvegliato davvero. «Sa che le dico, chi non ama gli animali non ha un cuore limpido», mi disse con sguardo che tornò a farsi triste e malinconico, prima di lasciarsi andare ad un commento gratuito quanto inaspettato. «Lei credo che li ami, si vede». Incassai con infinita contentezza quella sorta di elogio al mio cuore che forse indegnamente mi veniva tributato. E mi guardai accuratamente dall'aggiungere qualcosa che potesse in qualche modo inficiarne la valenza. Che so, pure specificare che la mia passione si limitava ai gatti. Quella frase, assai significativa, finì per assurgere a suggello definitivo del nostro patto di reciproco sostegno. Da quel momento fu come se cominciassimo a vedere le cose nella medesima prospettiva. E la conferma di quelle mie sensazioni non tardò ad arrivare, prendendo la forma, anzi, il suono di un nome, il mio. «Franco!» esclamò la ragazza, non senza un forte tremito ed imbarazzo. «È così che si chiama?» Ebbi un sussulto non da poco. La mia perplessità sembrò improvvisamente oscurare qualsiasi altro pensiero, tanto più che sul momento non riuscivo proprio a spiegarmi come avesse potuto sapere del mio nome. Non certo gli altri potevano averlo pronunciato in sua presenza, accorti e circospetti come erano. «E se in qualche modo mi conoscesse già?» pensai agitato prima che il mistero venisse svelato. Il bracciale si affrettò a precisare lei, indicandolo col dito a brevissima distanza. Io quasi di scatto nascosi la mano dietro la schiena, manco fossi un bambino colto in flagrante dai genitori. Osservando quel mio evidente turbamento, ella parve inquietata a sua volta. Il braccialetto col mio nome inciso, regalo della cresima da parte del mio padrino, lo portava addosso
da una vita che avevo del tutto dimenticato di toglierlo. Il comune amore per i gatti è la chiave di volta nella relazione tra questi due giovani? Sì. Intanto mi affretto a rispondere, visto che qua la luce comincia a scarseggiare un po'. È un'impresa, sì. No, vabbè, dai, non ti preoccupare. Vabbè, diciamo questo, ecco, la parte centrale del romanzo, anche quella finale, si incentra poi, ecco, sul rapporto fra carceriere e prigioniera, sostanzialmente. Quindi abbiamo da una parte una ragazza segnata dal destino, dall'incidente che la condanna alla sedia a rotelle, che ha l'unica colpa di essere ricca. In realtà poi c'è dell'altro, che magari chi vorrà prendere il libro poi lo scoprirà, non c'è soltanto la prospettiva del riscatto. E dall'altra, appunto, questo personaggio Franco, che voglio dire in tutto e per tutto inadeguato a gestire una situazione del genere. Quindi ecco, si tratta di una convivenza forzata, imprevista, imprevedibile, aggravata appunto dalle esigenze di una persona che non può muoversi autonomamente, che quindi, per dire, per urinare ha bisogno del catetere, ha bisogno dei farmaci, voglio dire, come adesso non scendiamo proprio nei particolari, e quindi ovviamente ho voluto un po', tra virgolette, giocare su questa situazione, diciamo, che è, in certi frangenti diventa molto aspra, molto spigolosa, perché ovviamente la ragazza ovviamente si ribella, no, a una situazione di privazione della libertà. Si ribella anche il personaggio Franco, perché è coinvolto suo malgrado in questa situazione. Quindi, diciamo, ecco un po', ecco, è un po' il cardine, diciamo, se vogliamo, la colonna portante, ecco, del romanzo, diciamo, si gioca appunto su questo rapporto, esatto, fra i due, dove in realtà, ecco, poi, così, ecco, magari voglio anticipare in un certo senso, poi, ecco, la parte, ecco, della persona forte forse sarà più quella della vittima che non del carceriere, che, voglio dire, a sua volta finirà per definirsi vittima e non ha torto egli stesso. E quindi, diciamo, ecco, l'amore per i gatti, per gli animali, voglio dire, che anche il mio finirà in un certo senso per costituire quasi un assist, ecco, usiamo una metafora calcistica, per consentire, ecco, di gettare un ponte fra i due. Quindi, diciamo, la presenza, no, di questo gatto, che è un personaggio aggiunto, ecco, fornirà quasi, no, il destro, ecco, per un piccolo riavvicinamento che poi, ecco, insomma, nel corso poi della vicenda, ecco, prenderà corpo maggiormente. In qualche modo una parte del piano non va per il verso giusto, e quindi arriviamo forse al momento di maggiore suspense di questo romanzo. Ninni è vicino ad assaporare questo suo desiderio di vendetta, ma leggiamo questo passaggio. Fu Gianni a prendere per primo la parola, a voler un po' fare il punto della situazione. Senti, mettiamo che i soldi arrivino come previsto. Gianni si fermò un attimo, aspettando che Ninni lo guardasse in faccia. La liberazione della ragazza. Non ne abbiamo ancora parlato in dettaglio. Qual è il tuo piano? Un sogghigno perverso e malefico si stampò sul volto di Ninni all'udir quella richiesta più che legittima. Non dicevi mica sul serio prima, no? Lo incalzò Gianni con tono inquieto. La stessa inquietudine che provai io, come fossi in attesa di una sentenza. Non ci sarà nessuna liberazione. Certo che dicevo sul serio. Sai, mi sono definitivamente convinto proprio stanotte. Percepì lo sconforto più profondo calare su di me, proprio mentre avevo appena cominciato ad assaggiare quel merluzzo preparato con tanta maestria. Ma che bisogno c'è di ammazzarla? In fondo non ha visto niente. Possiamo benissimo lasciarla da qualunque parte. Non può nemmeno camminare. Avremmo tutto il tempo, reagì Gianni, palesemente contrariato. È un bisogno che nasce dal profondo del mio animo, fu la secca, risentita replica di Ninni. Sono 8 anni che aspetto di contraccambiare la cortesia a quel farabutto.
lo sconcerto montò in maniera esponenziale. Ninni strinse i pugni appoggiati sul tavolo e per un attimo temetti volesse ribaltarlo. Lo sguardo tornò a farsi rabbioso. Ricordate, immagino, lo scandalo dei vaccini prodotti dall'azienda Rossettini. Certo che lo ricordate, ne parlò tutta l'Italia. Furono intossicate più di una trentina di persone. Ebbene, vi fu pure una vittima. E sapete chi era? Mio fratello. Una telefonata fa ancora la differenza tra la vita e la morte di Elizabeth. Nonostante gli accordi presi telefonicamente con il padre della ragazza, Nini è comunque risoluto a portare avanti il suo malefico piano. Procediamo con l'ultima lettura a cura del dottor Donato Barretta. Fu Gianni a prendere per primo la parola, come a voler un po' fare il punto della situazione. Senti, mettiamo che i soldi arrivino come previsto. Gianni si fermò un attimo, aspettando che Ninni lo guardasse in faccia. La liberazione della ragazza. Non abbiamo ancora parlato in dettaglio. Qual è il tuo piano? Un sogghigno perverso e malefico si stampò sul volto di Ninni all'udir quella richiesta più che legittima. Non dicevi mica sul serio prima, no? Lo incalzò Gianni con tono inquieto. La stessa inquietudine che provai io, come fossi in attesa di una sentenza. Non ci sarà nessuna liberazione. Certo che dicevo sul serio. Sai, mi sono definitivamente convinto proprio stanotte. Percepì lo sconforto più profondo calare su di me, proprio mentre avevo appena cominciato ad assaggiare quel merluzzo preparato con tanta maestria. Ma che bisogno c'è di ammazzarla? In fondo non ha visto niente. Possiamo benissimo lasciarla da qualunque parte. Non può nemmeno camminare. Avremmo tutto il tempo, reagì Gianni, palesemente contrariato. Il destino di Elizabeth è ormai segnato? Come andrà a finire? Per scoprirlo non vi resta altro che acquistare Una storia disonesta, l'ultimo libro di Alfredo Pisano. C'è qualcuno che ha già letto il libro e vorrebbe rivolgere all'autore qualche domanda, o magari chi invece è curioso di conoscere meglio questa storia e quindi ha qualche curiosità da rivolgergli? Velocemente. Non si, nessuno ha letto. No, qualcuno c'è. Ho cercato di immaginarlo, non sono riuscito. Qualcuno c'è, ma vabbè, giustamente non. Dovrebbe rottinare. Se lo tiene per sé, dai. Sì. Bene, grazie ancora a tutti voi per aver partecipato a questa serata, grazie per la preziosa attenzione, buon proseguimento di serata a tutti. Alla prossima. Grazie. Grazie. Vi ringrazio ancora della vostra presenza e ringrazio Nini per la disponibilità.